Assessore Cavallari, c'è stata sollecitazione sulla vicenda del router di Via Muzzi e quest'oggi, anche alla luce insomma, di quello che è accaduto stamattina, scoperchiamento col vento, sicuramente quel router, quel palazzo non può stare così. Il problema è ben conosciuto agli uffici, ben conosciuto all'assessore precedente e anche all'assessore subentrante che sono io. Oggi sicuramente le condizioni meteorologiche hanno riportato un po' la luce o hanno dato maggiore forza al problema e sicuramente c'è stato un incontro insieme al sindaco e abbiamo approfondito l'argomento, un argomento che dobbiamo affrontare nel vero senso della parola e nei prossimi giorni sicuramente cercheremo di trovare delle linee di finanziamento che possano servire, non dico a risolvere il problema. Ricordo a tutti, compreso a chi mi sta intervistando, che c'è una perizia giurata che dice che la struttura tecnicamente è così, allo stato come si trova è sicura, motivo per cui oggi solamente il piegamento della recinzione con onduline metalliche, che insomma rappresenta un altro elemento non di decoro, è rappresentato un problema e sicuramente già gli uffici sono intervenuti nei confronti della società che ha in mano questa struttura per ripristinare e mettere in sicurezza, quantomeno modificando, togliendo queste onduline e mettendo sicuramente dei paramenti che sono meno impattanti rispetto a quelli attuali. Per il resto, nei prossimi giorni, quando risolveremo i problemi, li annunceremo, perché dobbiamo cambiare un pochino anche l'atteggiamento dell'amministrazione, non di annunci, ma di problemi che si risolvono. Però lei ha detto anche che vorrete andare a Roma a battere cassa, nel vero senso della parola. Sicuramente per trovare una linea di finanziamento, che è un'idea che abbiamo avuto oggi io e il sindaco, pensando e proprio approfondendo il problema per vedere se possiamo trovare dall'altra parte qualcuno che ci dia ascolto nell'interesse della città, non solo della città. Di quanti soldi comunque? La quantificazione non la possiamo fare, però sicuramente dobbiamo far recepire un progetto che veda la messa in sicurezza di quello stabile per tutta la cittadinanza, per i residenti che veramente fino ad oggi sono stati veramente chiamati a mettere più della passione, più della disponibilità che avevano a disposizione.